Ragazzi, buongiorno, eccoci alla nostra diretta della domenica con i messaggi della Cascia e delle fate per questa settimana. Questo video andrà anche su YouTube, quindi se non sei iscritto al mio canale YouTube, fallo subito, tocca la campanellina così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà una notifica. E se non sei iscritto alla mia pagina Facebook, iscriviti anche qui e anche qui c'è una campanellina per le notifiche, di modo che ogni volta che farò delle dirette ti arriverà direttamente la notifica, altrimenti purtroppo non ti arriveranno. Allora, vediamo subito che cosa ci dicono i maestri ascesi per l'inizio di questa settimana, quindi da lunedì a mercoledì. Allora, prima mischiamo un attimo. È caduta fuori da sola, vediamo chi è. Canale di luce, wow! Questa carta è uscita anche la settimana scorsa, se non vi ricordate, però evidentemente i maestri ci vogliono ricordare ancora una volta questo messaggio bellissimo, e cioè che noi siamo dei canali di luce. Stamattina, proprio mentre, diciamo, prima di iniziare questo video, mi stavo chiedendo: ma sarò brava, non sarò brava a portare questi messaggi, chissà che cosa arriverà. Tante volte questi sono soltanto blocchi della nostra mente, a volte noi non incidiamo nella vita, non andiamo avanti, non ci buttiamo in quel progetto, in quel sogno che noi vogliamo realizzare perché siamo bloccati dalle paure della mente. Ma i maestri ci stanno ricordando che noi siamo sempre canali di luce, noi siamo sempre connessi con il cielo, se solo noi ci permettiamo di fare questo, ok? Quindi permettiti, apriti a ricevere tutti i messaggi proprio di Chiara. Di come una formula magica, perché tutte le parole sono degli incantesimi, di proprio che sei un canale di luce e che sei aperto a ricevere tutte le informazioni e la guida divina che ti serve durante questa settimana, perché è così che loro vogliono farci iniziare. Vediamo invece il messaggio per la metà della settimana. È fantastica sta roba, prima di tutto che è uscita da sola la carta dei canali di luce, io non ho fatto nulla. Allora, andiamo a pescare la carta, vediamo un po'. Mi va di pescare proprio questa. Serendipiti, wow! Questa è una delle mie carte preferite, guardate com'è bella. C'è questo baule da cui escono fuori tutte queste farfalle. E che cosa ci dicono i maestri? Che se tu ti affidi al fatto che sei già un canale di luce, che tu sei collegato con il divino, che se tu metti un attimo da parte la tua mente e tutte le tue preoccupazioni e ti lasci andare al fluire della vita e ti lasci andare a questa nuova consapevolezza che sei un canale di luce e che tutto ciò che ti serve ti arriverà nel momento debito. Avverranno nei tuoi momenti, dei momenti, nella tua vita, dei momenti di serendipità. La serendipity è proprio quando, per esempio, che ne so, ti succede una cosa positiva e il giorno dopo tu rimani focalizzato in quell'energia e il giorno dopo ti succede un'altra cosa positiva ancora e un'altra cosa ancora e un'altra cosa ancora. Infatti, se vedi, ci sono queste farfalle che da più piccole diventano sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi. E questo è proprio come il fluire, come un cavalcare l'onda di questa positività. Noi tante volte pensiamo che se ci capita qualche cosa di bello, poi in automatico, subito dopo ci deve capitare qualche cosa di brutto, ma non è così. L'universo non funziona così, soprattutto se ci mettiamo nella vibrazione della vibrazione dell'evento positivo che ci è successo. Quindi se per esempio adesso hai perdonato qualcuno, hai fatto pace con qualcuno e provi questa sensazione di pace interiore, di gioia, rimanici attaccato, rimanici dentro quella gioia, rimani nel baule e se rimani attaccato a questa sensazione, poi domani, dopodomani, in questa settimana, ti succederanno sempre cose, sempre più positive. Non è vero che i momenti di gioia sono per forza alternati a momenti di tristezza e di buio, assolutamente no. Se rimani in quell'energia là, sicuramente avrai altri momenti del genere. Quindi, perfetto. E poi, l'ultima carta per la fine proprio della settimana
Sarà questa qui l'ultimo messaggio. Ah, la legge del karma, perfetto. Se rimaniamo in questa energia di positività e in cui cavalchiamo queste onde, andremo persino a sbloccare dei nodi karmici. Noi sappiamo che la vita che viviamo adesso non è solo, cioè la nostra vita, le nostre azioni sono condizionate anche dalle nostre vite passate o vite parallele o dimensioni parallele, chiamale come vuoi tu. Di conseguenza, molte delle nostre paure, molti dei nostri blocchi nel fare quello che vogliamo fare sono condizionati da queste vite parallele o vite sincroniche che ci troviamo a sperimentare tutti i giorni. Però i maestri ci stanno dicendo che se noi, prima di tutto, ci affidiamo a Dio e quindi ci consideriamo come dei canali di luce e iniziamo a ricevere la guida dal divino. E se una volta che facciamo questo iniziamo a sperimentare tutti questi momenti di serendipità, in automatico la legge del karma sparisce, sparisce anche il karma negativo, perché è sempre il presente quello che conta. Io penso che questo è uno dei messaggi più belli, ma in realtà tutti i messaggi che ci arrivano dall'oracolo dei registri akashici sono sempre meravigliosi. Andiamo a vedere che cosa ci dicono invece le fatine su come possiamo implementare, quali altri messaggi supplementari loro ci vogliono dare, perché mi piacciono tanto. Le fatine sono sempre molto sagge. E quindi voglio vedere anche loro che cosa ci dicono. Allora, Fatine, che cosa ci dite come consiglio per l'inizio di questa settimana? Wow, un matrimonio! Aspetta, aspetta, aspetta! Le fate si stringono a te celebrando le gioie del matrimonio. Ma è fantastica questa carta! Allora, io do. Allora, il significato che do io in questo momento al matrimonio, siccome ci sono questi due, guarda, ci sono questa fata e questo elfo che si stanno sposando, e poi c'è questo unicorno con tutte queste fate che danzano. Io lo intendo più come un matrimonio con la nostra parte superiore, con il nostro sé superiore. Finalmente ci connettiamo con la luce e ci connettiamo con il nostro sé superiore, quindi è un matrimonio con la nostra parte più magica, con la nostra parte in cui è ancora la nostra parte bambina, in cui ci sono ancora gli unicorni, le fate, in cui tutto è magico, che non è un mondo inventato, cioè il mondo reale in realtà, ti dico questo segreto, è il mondo della magia, questo è il mondo reale, perché il mondo in cui viviamo è un mondo magico. Quindi grazie. Poi nella seconda parte della settimana vediamo qual è il messaggio che loro ci vogliono portare, che è questo qui. Aspetta. Il potere dei fiori. Trascorri il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il tuo potere di guarigione. Guardate qui che meraviglia. C'è questa bambina che sta praticamente raccogliendo le uova. Ah no, sono delle. Ah! Sta praticamente mettendo delle gocce di rugiada sui fiori. È come se stesse nutrendo dei fiori, un fiore, bellissimo. E nella fine, infatti, guarda che meraviglia! Le farfalle, i fiori. Praticamente questa serendipità, quindi questo momento, questi momenti di serenità e di felicità ci vengono alimentati se noi siamo a contatto con la natura. Comprati un fiore, te lo puoi, se nessuno te lo compra non fa niente, cioè te li puoi comprare pure tu i fiori, oppure passa del tempo nella natura a guardare proprio come la rugiada bagna i fiori. Anche tu sentiti come quel fiore bagnato dalla rugiada, senti che l'universo continuamente ti assiste, continuamente ti bagna, ti nutre, se solo tu ti apri come questo fiore che si lascia bagnare dalle mani di questa bambina. Accogli, il messaggio è proprio l'accoglienza del nutrimento dell'universo, l'accoglienza dei doni che l'universo ti vuole regalare. E solo così potrai avere questi momenti di serendipità. È fantastico, cioè veramente è fantastico. E per la fine della settimana vediamo che cosa ci dicono le nostre fate. Mamma, quanto adoro questi messaggi delle fate in simbiosi con le leggi universali, è una cosa fantastica. Oh, the unicorn, sii te stesso. Questa circostanza esige autenticità, che è alla base del tuo potere personale. Allora,
Quindi alla fine della settimana era uscita la legge del karma, no? Che si sbloccavano i nodi karmici se solo noi avessimo fatto quel lavoro, no? E adesso, finalmente, quando il karma si è sbloccato, quando le vite passate non hanno più influenza su di te, tu riesci veramente, la fine, il fine ultimo di tutto questo tran tran di questa settimana, qual è? Quello di far uscire fuori te stesso, il vero te, che magari è un te che magari nascondevi perché avevi vergogna, magari se ti piacciono come piacciono a me queste cose, la magia, le fate, la magia in generale, falla uscire, sii te stesso perché guarda com'è felice questo cavallo. È tutta una luce, praticamente c'è questo unicorno con questa punta che splende. Se tu sei te stesso, ti illumini, non solo ti illumini tu, ma illumini anche gli altri, ok? E non ti devi preoccupare se magari gli altri non ti capiscono, perché non è un problema tuo. Cioè tu non puoi nascondere la tua luce perché agli altri dà fastidio, perché gli altri non ti capiscono. Il sole, che in questo momento ce l'ho davanti, illumina senza. Illumina, cioè non se ne frega se gli altri ricevono o meno la sua luce, lui illumina e basta. Questa è una frase che mi sta ricorrendo tanto questa settimana. Quindi il fine ultimo di tutto questo popò, di questo matrimonio con la nostra parte spirituale, di questo invito ad accogliere il nutrimento dell'universo, si culmina con la riscoperta di noi stessi, della nostra autenticità, della nostra luce, della nostra anima e di tutto quello che ti piace fare, proprio dai sfogo a tutto quello che ti piace fare, diventa una persona, cioè sii creativo, mettiti a fare qualcosa con le mani, apri quel tuo canale YouTube che volevi creare, apri quel blog, crea corsi, è meraviglioso, veramente stupendo. Mi sono gasata. Ok, se questo video ti è piaciuto lasciami un bel like, scrivimi un commento qua sotto anche per salutarmi, per farmi sapere che ci sei, scrivimi se ti è piaciuta questa lettura. Poi se vuoi possiamo fare anche una lettura uno a uno, basta che mi mandi una mail da Giorgia Pitrillo a giorgiapitrillo@gmail.com, ti lascio il link qui sotto. E poi ho creato un nuovo super guida, perché me l'avete chiesto in molti, sui tre segreti per attrarre l'uomo che desideri nella tua vita. È una guida in PDF che puoi scaricare gratuitamente e l'ho scritta appunto proprio perché è una cosa che è un problema che sento spesso su come, diciamo, è più che altro, più che un problema, è una tematica che viene fuori su come essere magnetiche, perché appunto in questo canale voglio trattare anche la femminilità, su come essere più femminili, non soltanto per attirare gli uomini, ma proprio per imparare a fluire nella vita, imparare la serenità, imparare la calma mentale, imparare a sentirci nell'abbondanza, tante tante cose belle. Quindi scaricati questa guida perché troverai dei segreti, delle sorprese che non ti aspettavi. Scaricala da qua sotto. Ti do un bacione e ci vediamo al prossimo video.